lasciamo le nostre notizie principali per aprire la finestra sull'Italia, una finestra che ancora si apre sul turismo, sulla stagione ormai alle porte. Ma lo affrontiamo in maniera diversa questo tema, perché torniamo a parlare con una chiave di lettura che amiamo tanto, che è quella delle nostre eccellenze e i prodotti del territorio che tanto ci fanno conoscere nel mondo. Lo raccontiamo portando le nostre telecamere in due posti straordinari. Andiamo subito perché li vedo già tutti collegati con noi. Ed ancora invece andiamo con i nostri ospiti ad Acqualagna, da Manuela Bartolucci, imprenditrice del tartufo, buongiorno e bentrovata, Luca Maggioli, cercatore di tartufo, e Roberto Faccendini, chef, perché questa filiera meravigliosa non può che concludersi con un piatto eccellenza della nostra enogastronomia. Bentrovati e grazie per essere con noi. Non vi sentiamo tantissimo, quindi chiedo anche alla regia esterna di aiutarci un pochino con l'audio, mentre do il buongiorno anche a Carlo Amente per l'economia e gestione delle imprese all'Università di Palermo. Buongiorno e bentrovato, che mi aiuterà invece a tirare un po' le fila di tutto quello che stiamo raccontando tra bellezze, prodotti, ma anche economia. Io direi magia pura. Andiamo un attimo, torno dopo da voi, vado ad Acqualagna perché non solo devo risalutare perché ho sbagliato non ho salutato uno dei protagonisti di questa avventura ad Acqualagna, che è il cane Paco, lo facciamo rivedere. Chiedo venia, non avevo presentato, eccolo, la persona più importante, l'animale che vi accompagna in questo viaggio. A proposito del viaggio, lo chiedo ad Emanuela Bartolucci: il tartufo è diventato veramente motore del turismo in diverse aree come la vostra, che cosa si organizza anche ad Acqualagna tanto da attirare così tanti visitatori, perché stiamo parlando di grandi numeri e chiaramente volano per l'economia, ma non solo, perché poi dalla ricerca del tartufo alla filiera che lo accompagna si conoscono i territori, si conosce l'identità di un paese. Sì, questo è tutto vero. Poi Acqualagna, a differenza di tanti altri territori che fanno turismo sul tartufo, si differenzia perché da noi si possono raccogliere tutte e 9 le specie di tartufo commerciabili in Italia, quindi è un turismo che possiamo fare tutto l'anno. Come? Raccontarlo, sì, questo turismo che sta diventando un turismo che offre servizi, curiosità, grandi opportunità un anno intero a chi ha voglia di vivere questa esperienza con voi? Sì, noi come azienda proponiamo, oltre alla cerca del tartufo, che è diventato anche patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO, la nostra visita al laboratorio, degustazioni e poi anche pranzi o cene nel nostro ristorante. A breve abbiamo l'apertura di una struttura anche ricettiva. Dai salinari ai cavatori, giusto per conoscere anche attraverso prodotti, immagini, protagonisti un po' della nostra storia linguistica, non solo, di figure chiave. Ecco, e lo chiedo a Luca Maggioli, naturalmente, che con Paco vive una seconda, se poi anche forse la prima fase del tartufo, quella della ricerca. Sì, la ricerca, diciamo che è una fase molto importante, perché da una parte ti mette a contatto con la natura, ma ti permette di trovare dei prodotti molto, molto, molto preziosi, e inoltre ci dà la possibilità anche di riempire le tavole degli italiani. Quanto incidono, in questo caso parliamo di tartufi, i prodotti locali anche sull'economia del turismo? Quanto non solo la curiosità degli amanti e chi chiaramente anche la curiosità dei tanti che arrivano per assaggiare un prodotto, per vivere l'esperienza anche di di quello che intorno al prodotto viene costruito, poi economicamente c'è tanto da raccontare. Sì, diciamo che i tartufi sono un po' per tutti, cioè dal massimo livello di pregiatezza, che è il tartufo bianco, fino al tartufo nero estivo, che è un tartufo che, diciamo, possono permettersi tutti, perché come costo non è esageratamente eccessivo, quindi è un buon rapporto qualità-prezzo, ecco, il nero estivo. Io volevo far vedere intanto che cosa è pronto
appunto a preparare, perché non ho visto se mi fate, mi inquadrate anche il nostro chef, perché ho visto la padella vuota, una pentola vuota. Ecco, stiamo mettendo un filo d'olietto, perché adesso ci prepariamo anche insieme ai nostri telespettatori a vedere che cosa possiamo preparare per pranzo, magari qualcosa a base di tartufo. E se mi aiutano anche Emanuela Bartolucci e Luca Maggioli, così mentre Roberto Faccendini sta mettendo su, cos'è, uovo? Aiutatemi, raccontatemi. Da allevamenti biologici della zona, perché le Marche anche da questo punto di vista ha tantissimi territori biologici, viene messo un pochino di tartufo all'interno perché il nero vuole essere cotto rispetto al tartufo bianco, e poi si dà l'ultima lamellata sopra con il tartufo nero. In questo periodo, che normalmente è un pochino più indietro la maturazione, invece quest'anno abbiamo un ottimo profumo anche dai primi giorni di raccolta. La raccolta si è aperta il 1° di giugno. Io direi di lasciare momentaneamente questa immagine mentre il nostro chef prosegue con i lavori, e mentre voi con le nostre telecamere continuate a inquadrarci due luoghi del cuore, io vorrei invece andare da Carlo Menta, perché a proposito di quello che abbiamo visto e raccontato, quanto tutto quello che siamo, le eccellenze, il Made in Italy, incide sul, non solo sull'economia, ma anche sulla riorganizzazione, sulle nuove forme di turismo, perché anche di questo quest'anno stiamo parlando. Abbiamo tanto parlato anche in questi giorni di destagionalizzazione, di territori che anche in base alle difficoltà climatiche che abbiamo registrato si stanno reinventando attraverso percorsi legati ai prodotti del territorio, prodotti che poi ci legano fortemente ai nostri territori e su cui puntare anche per dare un servizio a volte diverso ai turisti. Sì, credo che avete presentato degli esempi che danno davvero la rappresentazione del perché è complicato capire cosa vogliono i consumatori e quali sono, diciamo, i percorsi della domanda. Abbiamo parlato delle saline, abbiamo parlato del tartufo. Ecco, io immagino che nessun burocrate seduto dentro un ministero avrebbe pensato magari che un impianto industriale, artigianale come quello delle saline potesse diventare un'attrazione turistica. Il punto è sempre lo stesso, cioè i consumatori, gli individui hanno dei percorsi di apprezzamento di ciò che gli viene offerto, che può essere capito solo dagli imprenditori. Sentivo parlare poco fa appunto del tema del tartufo, delle strutture ricettive, quindi di servizi aggiuntivi che non vengono da un'imposizione dello Stato, da un burocrate che pensa di offrire servizi, ma da un imprenditore che capisce che si possono coniugare la ricettività con l'enogastronomia. Ecco, io credo che da questo punto di vista la lezione sia sempre lo stesso, che anche nel tema del turismo la pianificazione è inutile, e quello che dobbiamo avere per i turisti è soprattutto la possibilità di servizi efficienti. Il turista deve essere messo in condizione di andare alle saline la mattina, al pomeriggio in un altro posto, di avere servizi efficienti. Ecco, più ci concentriamo sulla qualità dei servizi, a prescindere da ciò che viene offerto dagli imprenditori, più secondo me avremo un turismo che può portare qualità e soprattutto grande valore aggiunto, perché non dimentichiamo che il turismo spesso è un lavoro ad alta, è un tipo di attività ad alta intensità di lavoro con scarsa produttività, e quindi andare su fasce di qualità più elevata può garantire maggiori ritorni. E qui di qualità stiamo parlando, e invito ancora, possiamo ritornare lì con le nostre immagini, 4.400 abitanti nell'entrotella della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, ma definita a livello nazionale la capitale del tartufo, non solo vista l'importanza riconosciuta durante l'anno per i vari eventi, ma per quello che riesce a regalare da secoli, e ne abbiamo sentito soltanto una parte, ci sarebbe davvero tanto da raccontare. Ecco, prima di ritornare nei luoghi del cuore dei nostri ospiti, Amenta, tutto questo come può essere ancora potenziato, ottimizzato, preservato? Perché questo è davvero bene materiale dell'umanità. No, non c'è dubbio, ma credo davvero che bisogna dare molto spazio agli imprenditori che si occupano di questi settori e dargli la possibilità di
mettersi insieme per potenziare la loro offerta. Lei ha fatto riferimento ai mestieri, ha fatto riferimento soprattutto alla promozione. Ecco, non immaginiamo per forza una promozione fatta dalla regione in cui quel territorio c'è, ma la possibilità di dare spazio, anche spazio economico, magari riducendo la pressione fiscale e lasciando la possibilità di avere il reddito disponibile per investire, perché spesso sono proprio le aggregazioni di imprenditori che condividono questo amore per il prodotto, l'amore per la qualità, che riescono a essere i migliori ambasciatori del loro prodotto, lasciando da parte campagne promozionali che spesso, purtroppo, quando fatte dall'alto, non riescono abbastanza bene. A che punto siamo con la frittata con il tartufo nero estivo? Torniamo lì, fatemi vedere lo chef e i nostri ospiti. Diciamo che siamo a buon punto con la frittata, manca poco che la possiamo assaggiare, eh? Tanta invidia, me ne portate un pochino, faccio, mi aspettate. Molto volentieri. Magari, molto volentieri. Magari fossi lì con voi, ma mi piacerebbe anche partecipare alla ricerca del tartufo, penso che sia un'esperienza unica. Tra i tanti eventi che organizzate, c'è la possibilità di vivere con voi questa esperienza? Questa è una mia curiosità. Assolutamente sì, quella della cerca al tartufo è un'esperienza che stiamo già facendo da qualche anno e ha una risposta molto positiva, perché vengono persone non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo, proprio per capire come si fa a trovare questo meraviglioso tesoro della terra, ma anche per vedere e provare l'emozione di tirar fuori proprio loro un tartufo da sottoterra. E devo dire che c'è una grandissima risposta da parte delle persone del turismo. Davvero una bellissima esperienza da consigliare vivamente a tutti quanti. Che meraviglia. A proposito di esperienze, è un'esperienza a 360 gradi, quella che poi arriva sulle nostre tavole, ma che si fa attraverso il vostro racconto. Parlavamo, e lo chiedo anche ad Emanuela Bartolucci, del giusto racconto, della conoscenza, della consapevolezza dei prodotti che abbiamo, dell'importanza di farli conoscere nel modo giusto e delle opportunità che potrebbero essere anche... segnare la strada per nuove professioni, o meglio ancora, per la rivalutazione di vecchie professioni che potrebbero essere nuove opportunità di lavoro. Certo, dobbiamo anche dire che la nostra provincia, che è quella della provincia di Pesaro Urbino, vanta circa 22.000 cercatori di tartufo, quindi capite bene che questa è una pratica che coinvolge proprio tutta l'entroterra marchigiana ed è veramente molto utile, perché il tartufo non è solo economia ma è anche una questione sociale. Si è notato che tutti i territori dove c'è la pratica e la cerca del tartufo sono territori montani che non vengono abbandonati, le persone riescono a rimanere sul proprio territorio e lavorare e fare la propria professione con amore. Torno da voi, Profila, io vorrei chiudere con le immagini meravigliose delle saline di Acqualagna, e se riusciamo a raccontare insieme ritorniamo anche su quella frittata, perché lo so, a proposito di eccellenze non possono chiudere così, si sente il profumo e il sapore fin da qui, posso dire, avete regalato questa mattina, al di là di una storia meravigliosa della nostra Italia, anche un finale da favola. Noi speriamo di poterlo gustare con voi anche emotivamente parlando. Grazie davvero, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Io ne approfitto di questi momenti per ringraziarvi, perché con le eccellenze del nostro territorio, con il racconto dell'Italia che abbiamo provato a fare insieme in questo anno, vi salutiamo. Mattina 24 finisce qui. Io voglio ringraziare davvero